No, ovviamente siamo in un momento nel quale non giova a nessuno lo scontro istituzionale. Io mi limito semplicemente a dire due cose. Uno, che credo che il Presidente Fontana prima di tutto lo debba spiegare questa vicenda ai suoi elettori, agli elettori della forza politica che rappresenta. Secondo, un po' mi ha colpito non la voluntary disclosure, perché sappiamo tutti che è legale ed era un istituto introdotto per legge, quindi ci mancherebbe altro. Però quando si fa la voluntary disclosure di 5 milioni e mezzo di euro, portarli in Svizzera invece che in Italia denota una poca fiducia forse nel sistema italiano e più fiducia nel sistema svizzero, cioè si passa da prima gli italiani a prima la Svizzera, e questo credo che debba essere una questione politica da analizzare, ma ripeto, è solo sul piano politico, perché poi la magistratura farà il suo corso e analizzerà e giudicherà quello che è accaduto. Il segnale che però si evince è che in un momento in cui si possono riportare dei fondi in Italia si decide di metterli in un istituto di credito svizzero, forse perché non si ha tanta fiducia nel sistema italiano, ma questo cozza col concetto di sovranismo e di prima l'Italia, prima gli italiani.